Ben ritrovati la vivacità, l'accoglienza, tutto l'ambiente con questi fiori che anche per questo sesto appuntamento ci accolgono e ci aiutano a parlare di natura, ci aiutano a parlare di fantasia, di arte, ci aiutano a raccontarvi, insomma, a tenervi compagnia per questi circa 50-55 minuti. In nostra compagnia naturalmente c'è sempre il nostro artista Alfredo Rossi. Buonasera Alfredo. Ciao Renzo. Dietro alla telecamera c'è la Amy Moretti che ringraziamo, dietro ancora c'è la Giulia che lei fa finta di niente ma ci dà delle indicazioni che sono preziosissime, anche solo con gli occhi. Sì, ci dà là lei a tutte le Ci dà cose il là. e i puntini sulle i. È stata così per tutta la vita più o meno, dai. Sì, e adesso che è maturata, È molto vorrei più dire, riflessiva. no, volevo dire, peggio invece no, bisogna correggere, è meglio. Ah, è meglio, È va meglio, nel senso. bene, va bene. Bene, benissimo, gli abbiamo dato il giusto, la giusta paga anche alla nostra Giulia che se la sta sghignazzando dietro la telecamera. Allora, sesto appuntamento, chi ci ha seguito settimana scorsa si ricorderà, abbiamo parlato del Brunone nella prima parte, abbiamo parlato nella seconda parte del Capanna 2000 e dell'Arera in particolare, abbiamo visto un bellissimo quadro, un dipinto del nostro Alfredo Rossi, un paesaggio della Bergamasca e adesso invece andiamo a vedere quella che è, lo vedete già subito in queste immagini e partiamo proprio da qui, quello che è il tuo secondo amore. Paesaggisticamente parlando, dopo Sì, la Bergamasca, giusto? le Dolomiti. Sì, dopo Bergamo, la zona delle Dolomiti che interessa Dobbiaco, Cortina d'Ampezzo, Corvara, tutti quei posti lì che li conosciamo, li abbiamo passati, camminati, li conosciamo molto ma molto bene io e la Giulia. Certo, lui ne approfittava per andare ai rifugi di quelle zone, visto che la sua grande passione era anche questa, però ogni tanto, siccome queste sono anche zone, come del resto anche le nostre, qualche tempo fa, zone buone per funghi, so che eri soprannominato un po' il mago dei funghi per quelle zone lì. So che c'era il detto, attenti ai bergamaschi, si riferivano a me e alla Giulia, perché uno era meglio dell'altro come raccoglitore di funghi. Avendo trascorsi così tanti anni lassù, avevamo passione, già prima di andare alle Dolomiti andavamo qui, Gandellino, Nelle Selva nostre d'Agnone, le zone, nostre sì. zone le conoscevamo bene. Poi, essendoci trasferiti lì la maggior parte del tempo, frequentavamo quei luoghi lì e lì siamo diventati famosi, sottolineato famosi, proprio arrivano i bergamaschi, cioè non c'era più per nessuno quando arrivavamo noi. Certo, anche perché quando saliva a Dobbiaco in campeggio, Sì, giusto? Allora ci stavi anche 3 mesi e allora nel periodo estivo. avevi, diciamo, non soltanto una settimana di tempo perché i funghi uscissero, eccetera, ma avevi davvero un tempo Hai piuttosto fatto bene largo. a sottolineare questo fatto perché se sei un avventore che arrivi nel posto, metti le Dolomiti, perché stiamo parlando di quelle, e sai che ci sono i vari posti di funghi senza nominarli, e se no vengono a conoscenza anche altri, però non è detto che sei fortunato e ci vai e trovi funghi, non è vero? Può capitare che non trovi niente, è capitato anche a noi altri. Certo, è vero. Che qualche volta sei venuto a trovarci e portaci nei tuoi posti, però non è il momento, dicevamo io e la Giulia, ma andiamo a fare due passi, qualche funghetto e non abbiamo trovato neanche È uno. vero, è È vero. vero o no? Allora, invece noi con la scusa che eravamo su per un periodo piuttosto lungo, le lune dei funghi ci capitavano dentro, Certo, tutte. pertanto se non era prima era dopo, insomma qualcosa, Sì, anzi sì. tanto hai sempre portato a È il casa. nostro uso familiare anche per fare qualche regalino ai familiari, la gente che conoscevi, è Certo, sempre certo. fatto, sì. Pertanto, insomma, anche questo, chiamiamolo nomignolo, era giusto. Ritorniamo a noi, ritorniamo a questo quadro. Lì, ti sei rappresentato tu di spalle assieme alla Giulia a guardare quello che è uno dei tanti panorami che le Dolomiti offrono. Il panorama che vediamo è tipico delle Dolomiti, cioè ce ne sono tanti che si assomigliano. Adesso questo qui non mi ricordo più bene la località, comunque era nella zona di Corvara, questo qua. E noi eravamo già un po' stanchi della passeggiata, ci siamo seduti lì su un cline, no? Che guardava verso questa conca, come vedi, fra due crinali c'è la conca tipica con la pozza
di umidità, di acqua, eccetera, eccetera, dove qui vengono anche le mandrie di mucche. Cioè, io non le ho rappresentate le mucche in questo caso, e noi stavamo lì a goderci il panorama, perché guardando sul fondo, dove dopo scollina, dà senso di volare. È vero o no? Dà mica un senso di essere leggeri, volare Certo. lontano da tutti, seduti con i nostri affetti, È vero, è vero. magari un po' stanchi, perché magari a qualche ora che camminavamo una piccola sosta avevamo fatto. Insomma, dobbiamo dire che questo è un paesaggio che ti ha sempre, diciamo così, Attratto. attratto, ma soprattutto anche stimolato quasi, proprio anche nella creatività di quelli che Sì, erano i tuoi quadri, giusto? ho fatto diverse località delle Dolomiti, oltre all'altra che abbiamo visto, quello della zona delle Alpi di Susi con l'Atemar, gruppo l'Atemar, Tre Cimeli di Lavaredo, e altri luoghi ancora tipo questo qua, ma altri anche non così noti, ma belli come angolini di natura. In questo momento qua ho iniziato da pochi giorni, nella Val di Dentro, che è una valle vicino a Sesto Pusteria, che siamo stati quest'estate io e la Giulia, ancora dopo tanti anni che non ci andavamo più, abbiamo visto il rifugio di Fondovalle, che si trova nella Val Fiscalina, il rifugio invece dei Tre Scarpieri, che prende il nome dalle omonime cime che c'erano, e io sto rappresentando il gruppo con la vallata, Ah, perfetto. sono circa metà lavoro circa. Bene, bene, anche questa è una novità, non lo sapevamo, ce lo sta confidando adesso, anche perché forse voleva farci una sorpresa, magari riuscire a presentarcelo prima della fine delle nostre trasmissioni. Ne parliamo ancora fra poco per quanto riguarda appunto il tuo quadro, questa opera è questa che hai appena citato. E adesso invece parliamo di dove ancora dedicato alle montagne, del resto con questa arte e fantasia, come dicevamo, non possiamo esimerci dal parlare anche ancora dei nostri rifugi, delle nostre zone rappresentate dal nostro Rudy. Praticamente la prima parte è dedicata ai Laghi Gemelli. Questo è un rifugio bellissimo, anche questo famosissimo, che ha preso il nome dai due laghi che li hanno chiamati gemelli, anche se non è che si somigliano tanto. Sì, beh, è vero. Uno è Lago dei Gemelli, che è uno solo. Poi mi sembra, se non vado errato, di ricordare che c'è il Lago Colombo, che è quello un po' che gli assomiglia, ma che non è attaccato, è un po' appena appena. Dopo, nella zona ci sono altri 8 laghi, totale 10. Sì, è tutto pieno. È un po' per quello che è così nominato, Laghi Gemelli, ma beh, ce ne sono più di due. Si può raggiungere dalla Val Seriana, dalla Val Brembana, è meta, lo dobbiamo dire, anche perché appena oltre i 2000 metri, è meta di un grande afflusso. Sì, dalla Val Seriana si sale dall'Alpe Corte, Rifugio Alpe Corte, Val di Scalve. No, Che mi dica Alpe Val di Corte, Scalve? Io parlo Val Canale. Val Canale, ho sbagliato, io Val Canale. Mi ricordo che si lasciava la macchina e poi si saliva al Rifugio Alpe Corte, che è subito lì, Sì. 1300 e rotti metri, e poi un'escursione un po' ripida si arriva ai Laghi Gemelli, oppure da Carona, che hai detto te, dalla Val Brembana, oppure da Caronno, in Valtellina, che è nella zona di Sondrio, così si sale anche da Si lì. sale anche da Io così. non sono mai salito, però quando che si era su al rifugio lì, Laghi Gemelli, che è sempre stato frequentato, so, sono venuto su di qua, sono venuto su, cioè ognuno utilizzava la via Che che era più preferiva, che era corta, che più preferiva, comoda. così, ma sono tutte, fatto salvo quella, mi sembra, della Valtellina, che sembra la più ripida. Certo, è anche un po' più È lunga. un po' più lunga, un po' più ripida. Tutte le altre due sono abbastanza facili, cioè la Indubbiamente. portata di molte persone. Certo, a proposito di questo, voglio salutare i gestori da tantissimi anni. Sono i gestori, sono due amici che gestiscono il rifugio Laghi Gemelli. Angelo mi pare che si chiami, uno non mi ricordo, perdonatemi, ma la mia memoria è molto labile in questo senso. E devo dire assolutamente una cosa: sono davvero bravi e sono davvero bravi anche in cucina. Perché quelle 3 volte mi pare che sono andato ai Laghi Gemelli abbiamo sempre fatto una bella scorpacciata. E allora, visto che in questo filmato ci sarà magari anche una parte dedicata alla cucina, facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere subito assieme queste immagini, va bene? Volentieri, se c'è la cucina ci sono.
sensazioni. Eccoci, eccoci qua di nuovo con voi dopo aver visto queste immagini bellissime dei Laghi Gemelli. Non possiamo che davvero complimentarci ancora una volta per la bontà di queste immagini, per la bontà di queste zone, con questi laghetti e soprattutto ancora con la pazienza del nostro Rudy, capace di andare a cogliere nel suo insieme ogni particolare, soprattutto, soprattutto quella che è la natura che ci circonda. Racconto una breve storia così anche il nostro Alfredo capisce che cosa ci può suggerire una semplice escursione. Siamo saliti il mese di maggio e era il mese dove c'era la fioritura del maggio ciondolo. Io da buon ignorante non sapevo neanche cosa fosse e ho visto tutta questa fioritura gialla eccetera eccetera, e lì è nata una discussione con Rudy su che fiore c'era, che fiore non c'era eccetera. C'era anche mio fratello quella volta e insomma tutti a dire sì, sarà un fiore, avrà il suo nome, ma poi il maggio ciondolo insomma ci ha fatto, diciamo così, anche raccontare quegli aneddoti che magari non contavano niente ma che erano belli. È stata una bella escursione, noi ve l'abbiamo mostrato nelle immagini, un po' di queste immagini che riempiono, anche perché la natura è veramente quasi oserei dire contagiosa. Allora, bando alle ciance, ritorniamo a noi adesso dal rifugio Laghi Gemelli, andiamo al rifugio Olmo. Tra l'altro all'Olmo c'è anche quest'anno, la prossima stagione 2016, la gestione sarà quella di Elisa Balduzzi, che naturalmente saluto e mi complimento con lei, almeno così mi è parso di aver capito l'ultima volta che ci siamo visti, anche se di scappata, e dunque gli auguro naturalmente un buon lavoro. Rifugio Olmo, si può salire, Alfredo, dalla Presolana, si può salire dalle Baite del Möschel, ci sono due o tre itinerari tutti bellissimi. Lo conosci? No, non lo conosco. Benissimo, meno male che ti colgo un attimo in fragrante. A proposito, scusa, tornando al maggio ciondolo, cos'è? È un fiore, una pianta che praticamente quando fiorisce diventa tutta gialla. Anche quasi una specie di mimosa, quasi. Ecco, una specie di mimosa molto, molto rigogliosa, bella, una veramente una pianta da vedere. La Emi cosa ha detto? Che non è una mimosa? Ai fiori cadenti, tipo a grappoli sì, cadenti. Tipo a grappolo, sì. Ed è ciondolo. Ecco, ciondolo perché sono come prensili, ciondolano. Ecco, e lì Rudy ci ha fatto una ricamata che non vi dico, insomma, su questo ciondolo, che non parlava di lui, parlava di qualcun altro. A proposito di Laghi Gemelli, così, ci sono quasi tutte dighe su questi laghetti qui per l'intrattenimento dell'acqua. Certo, certo, ci sono le dighe. Sono state fatte vedere che servono appunto per trattenere la riserva idrica per le nostre. Beh, chiaro, perché poi per esempio lì ancora nelle vicinanze ci sono delle dighe piuttosto grandi, piccole, insomma. Poi c'è la centrale giù a Carona che riceve tutte queste acque, da dove poi partono tutte le linee elettriche, insomma davvero un gran lavoro. E dicevo, tornando a noi, per quanto riguarda il rifugio Olmo, siamo a 1850 metri circa, è davvero un bellissimo posto in una conca un po' chiusa, e mi ricordo perché lì proprio vicino al rifugio, la prima volta che ci sono stato non tanto tempo fa, era tutto pieno di quei fiori che tutti vorrebbero raccogliere ma che non si può, no, sono le stelle alpine. Era tutto pieno, sì, di stelle alpine. Beh, e recente, diciamo, sì, abbastanza recente, sì. 5-6 anni fa. Veramente meno male che hanno vietato l'asporto di questi fiori e altre componenti della flora, perché se no piano piano cos'è che vuoi che sia uno, una radice di uno, un fiorellino dell'altro, la gente che ci arriva è tanta, praticamente si esporta tutto e rimane niente. Una volta si conservavano, me lo ricordo, ne avevo una sola, ma tanti tanti anni fa, quando ero ragazzino, dentro un libro. C'era io ho avuto questa esperienza, ma anche recente, metti 15-20 anni fa, prima ancora dell'avvento che fossero vietate, mi ricordo che è una stella alpina raccolta, non direttamente da me, da un altro alpinista, me la diede e io la conservai per lungo tempo dentro nel libro, come certo. Se è un libro, perché mantiene una bella forma. Esatto, esatto. Anche il colore non è che non sbiadisce perde. Di tanto, diventa
un colore avorio, bianco avorio. Certamente, bene, abbiamo raccontato anche questo piccolo aneddoto e poi su mi ricordo perché, a parte che di fronte al rifugio c'è una bella Madonnina e la vedrete fra poco nelle immagini, anzi magari già ve la mostriamo, ma poi c'è il regno delle marmotte, perché lì veramente ci sono le marmotte quasi che escono, ti escono quasi nei piedi, oserei dire. Sì, beh, quelle Veramente non bello. Ti stimolo a vederlo, insomma, perciò quando mostreremo questo filmato sicuramente il primo a essere attento è proprio il nostro Alfredo. lo guarderò volentieri Certo. perché sono episodi rari. Ecco, ha diciamo qualche somiglianza, anche se le vette non sono così imponenti, come il tuo quadro, quello delle Dolomiti che ci hai presentato prima. Sì, e poi forse il colore, quelle delle Dolomiti è piuttosto sul chiaro, o la maggior parte con La roccia. qualche, sì, la roccia dolomitica è proprio tipica chiaro, e con qualche venatura in certi posti così di rosso dovuto alla ferrite contenuta nelle rocce. Famose sono la Croda Rossa che ha Esatto, proprio queste venature. certo. Le nostre montagne sono un po' più grigie. Un grigio più scuro, diverso, però la forma certe volte a forma di punta, di vetta così, ce l'abbiamo anche Assurdo, noi che si è vero. assolve. Allora, una curiosità ritornando al quadro e mi viene data da questo contrasto bellissimo, cielo azzurro con queste nuvole che soprattutto proprio sulle cime alte si formano e poi se ne vanno in maniera velocissima. Sì, sono le correnti d'aria, no, che salgono dalle vallate che stanno sotto. Vengono spinte verso l'alto, poi dopo lì, quando che incontrano la confluenza di due correnti, tendono a stazionare un pochino, però appena che prendono la fuga, vedi proprio che a occhio, così a guardarle, vedi che si spostano velocemente. Indubbiamente. Praticamente le nubi, e difatti Rudy ne era maestro, quando che riprendeva le nubi, non solo quelle dell'Islanda, ma in tutti i posti dove è stato. Come mai riprende le nubi così? Se te ti soffermi su ogni singola immagine, cambia proprio la conformazione velocemente. Più correnti d'aria ci sono, più le nuvole cambiano la loro forma. Indubbiamente, indubbiamente. Intanto c'è Lola che vuole essere ripresa anche Sì, lei, vuole giustamente partecipare. vuole partecipare. Ecco, qui nel questo tuo dipinto vediamo che ci sono poche piante. È chiaro che man mano si sale di altezza, di altitudine, le piante diventano sempre più rare. E a questo punto oserei dire in queste situazioni, dopo i 1600-1700 metri, i funghi non ce ne sono tanti, no? Sì, qui più o meno saremo a quota 1700-1800 dove siamo noi seduti. Qui non ci sono tante piante, un po' per l'altitudine vuoi e un po' anche perché serve per hanno proprio lavorato il terreno, asportato mari, sassi, le parti ingombranti che davano fastidio per farle diventare un pascolo Certo. per gli armenti. E per quello che è anche un po' così pulito. Certo. Normalmente in Alto Adige le montagne sono un po' più pulite di quelle bergamasche, cioè pulite proprio anche il bosco, la zona boschiva, Per sfruttare un po' tutto e un quello. po' perché loro hanno vissuto più a lungo di noi l'agricoltura, ne godono ancora tuttora, e poi probabilmente sono anche più attenti al fatto ambiente, vuoi perché c'è tanto turismo. E Certo. allora gioco forza di tenere i sentieri puliti, a parte che anche noi qui in Bergamasca, quando che ci vado, vedo che non dobbiamo No, lamentarci. adesso Ecco, c'è stato un abbiamo periodo migliorato. che avevano trascurato, c'è stato un lasso di tempo un po' così, però adesso si cammina bene, sì, le indicazioni, le vie così sono tracciate. Invece in Alto Adige sono sempre state curate così da epoca remota, Certo. è proprio una Proposito, scusami, no, dimmi. prego, una cultura che hanno Sì, loro, beh, eh. questo è vero. A proposito, dicevo di questo, del curare, eccetera, spesso e sovente, anche se qui non è indicato, però si potrebbe pensare a questa casupola, questa baita, già a queste altitudini, soprattutto nelle Dolomiti, si può trovare dei posti dove si può davvero mangiare bene, anche semplicemente diciamo, un assaggio di quelli che sono i prodotti tipici, eccetera. Mentre io ho parlato prima
di quello che si mangia all'Aghi Gemelli, di quello che si può mangiare al Rifugio Olmo, dove anche Elena se la cava davvero in maniera, Elisa, chiedo scusa, in maniera egregia. Devo dire che qui magari non ci sarà di tutto in Alto Adige, ma per esempio pane e speck quasi quasi lo si può trovare quasi in tutti i posti. Sì, però in questa casupolo che si vede qui è proprio una baita dove ripongono, diciamo, Baita dei contadini, via. baita del contadino dove magari riparano gli attrezzi, il fieno, eccetera. Qui non c'è nessun servizio Non c'è per nessun i turisti. ristoro, No, insomma. no, no. In questa zona qui no, però ci sono le zone ovunque che sono dotate di questi posti che hai detto te, che Certamente. sembrano una stalla da lontano, magari Esatto. sembra una stalla chissà, e invece poi dopo ti Entri e servono, fai una sì, quelle cose lì scorpacciata. che hai detto te, ma i formaggi del posto, lo speck che lassù è il loro primo, diciamo, Sì, salume, esatto. preparato. No, no, Esatto. trovi. Insomma, ci sono dei posti dove ci si può rifocillare, come si dice, a tutte le ore della giornata. A questo punto, abbiamo ancora il filmato relativo alla zona del Rifugio Olmo e dintorni da mandarvi e poi rientreremo per la parte conclusiva, la parte finale, anche di questa sesta puntata di Natura. E aggiungerei, anche se magari dovremmo fare un po' di diversità nel nostro titolo, ma cambia poco, natura, arte e fantasia, che poi arte e fantasia, si sposa l'arte con la fantasia. Deve per forza, deve Deve sposarsi. sposarsi, sì, secondo me sì, mio punto di vista, sì, si sposa, Alla perfezione, basta secondo me. vedere i grandi artisti del passato, non possiamo dire che non c'era fantasia. Indubbiamente, pertanto titolo azzeccato quasi, dai, se aggiungevamo arte ci stava ancora meglio, ma noi facciamo così, abbreviamo anche perché vogliamo ricordare in particolare Rudy con le sue immagini che adesso andiamo a vedere.
Rieccoci, rieccoci dopo le immagini del Capanna 2000 nella Rera, le immagini che noi abbiamo colto qualche tempo fa, anzi per la verità le ha colte il nostro Rudy, che da lontano ringrazio ancora per queste testimonianze che ci ha lasciato. Ritorniamo e siamo in chiusura di questo quinto appuntamento col nostro Alfredo. Insomma, qualche ricordo vedendo queste immagini c'è? Eh sì, viene proprio quanti anni sono passati e noi siamo cambiati. E invece i luoghi sono sempre i medesimi con la loro bellezza, perché sono veramente le nostre montagne decanti, questo, decanti, sembra di fare torto qualcuna delle tante montagne belle che abbiamo noi. Noi sappiamo che le cime, la cima più alta è il Pizzole d'Orta, dopo ci sono tante altre che sono poco più basse, poco distanti, insomma, no, anche poco distanti, ma ugualmente belle, con le loro attrattive, magari parete più ripide. Adesso non saprei menzionarle perché non ho la memoria pronta, però le nostre montagne, rivederle è sempre piacevole. Quante mai che ho perso, cioè non perso, ho voluto andare di qua e di là, è giusto vedere. Ecco, io infatti, scusami, ti interrompo proprio su questo, perché tu dici ho voluto andare di qua e di là, ho voluto vedere, ma forse la curiosità è insita anche dell'artista, no? Andare a vedere le altre cose, come del resto faceva Rudy, andare a vedere le nostre montagne, e poi uno o due volte all'anno prendeva e andava a fare i suoi bei viaggetti, dei quali voi naturalmente vi ricorderete. Insomma, è una cosa normale. No? È una cosa normale. Secondo me, avere lo spirito di avventura, di vedere del nuovo, dell'esotico, eccetera, eccetera. Però è normale, ugualmente, che un che è nato in un posto, cioè io ci tengo la mia mentalità di un ultra settantenne, per l'amor di Dio, ma i giovani non la pensano così. Io sono nato nella Bergamasca, guai a chi mi tocca la Bergamasca. Beh, cioè, questo è normale, insomma, anche se poi sei quasi alto al Trentino, diciamo così, Trentino Alto Adige d'adozione, via. Siamo stati su tanti anni anche lassù, però adesso a mano si affievolisce. E diciamo il ricordo che c'era, no, il ricordo rimane, però la voglia, il desiderio di andare in quei luoghi lì, come era prima, perché appena che potevo, prima mollavo tutto con la Giulia, i nostri cagnolini, andavamo su. Adesso invece bisogna pagarmi per andare. Certo, a proposito dei cagnolini, c'era la Lola in giro prima, sì. Era già filmata la Emi, pertanto insomma, prima erano due, adesso c'è solo la Lola, ti fa compagnia. Sì, ci fa compagnia. Tornando ancora alle nostre montagne, vorrei dire una sensazione che sento dentro di me, cioè, perché parlo così con ardore delle montagne di Bergamo, che magari se me lo chiedevi 30 anni fa avevo la testa tutto altrove, perché adesso sono limitato e allora guardo quello che ho vicino, no? E diventa tutto ancora più bello, no? Ricordi, e in realtà, perché i ricordi sono quelli che sono passati magari 50, 40, 30 e così via di anni. E invece è quello che l'altra sera siamo stati a mangiare assieme a Valmondione, 15 giorni fa siamo andati sulla a Cadirac, cioè adesso non è che la possibilità, la voglia così di andare lontano, non a Canicati, no, è proprio l'età che ti fa cambiare, certo, i desideri, le possibilità, eccetera. Allora Bergamo, che bello Bergamo, eh. Ma è normale, potrei dire insomma che tornando indietro anche soltanto 7, 8, 10 anni fa, per me era quasi impossibile restare a casa e pensare di mettermi davanti al televisore. E invece adesso, certe volte, quando devo uscire due o tre sere di fila a fare dei servizi, penso e dico, sarei stato a casa volentieri. Volentieri sul divano
non so, leggere o guardare il televisore o fare una partita anche te con la tua Fare una partita a con la calcio. Emi, perché so che anche voi avete E ogni tanto. i vostri scontri, né? Va bene, intanto è arrivata la Lola a tenerci compagnia e la Emi a proposito ci dice taglia, taglia, perché siamo quasi in chiusura di questa nostra bella chiacchierata. Dai, anche qui bei ricordi e soprattutto bei momenti da rivivere, soprattutto grande insegnamento, perché qui rubo ancora un minuto soltanto, so, e lo riprenderemo magari poi nella prossima puntata. So che tu hai i tuoi due figli maschi, Marco che è il primo, Ricky che è il secondo, uno che ama fare sport, eccetera, eccetera, il tennis e così via, l'altro che ama la montagna in maniera sviscerata, mentre Marco non, la montagna non è che. Sono due poli diversi. Uno preferisce fare lo sport così, senza, per esempio, il tennis, nuoto, e invece Riccardo piace lo spirito di avventura, muoversi sulle montagne. Adesso bisogna anche stare attenti perché ieri Chissà, certo, sono successe ancora altre due giovani disgrazie. che si sono No, stavo andati. pensando, chissà se vede queste nostre chiacchierate ricordando 30-40 anni fa il Brunone, che lui del Brunone ci va di corsa e dice: Ma ma sì. cosa dice, di cosa dicono quei due lì ormai? Certo, non so se la guarderanno, se la dovessero vedere o per caso che diranno: mamma mia, come decantano il Brunone, Capanna 2000, così che loro, lui e sua moglie ci vanno proprio di Ci va corsa. quasi a prendere il caffè, No, insomma, sì, come se noi così. andassimo al bar a prendere il Ah, quando caffè. che loro, quant'è? 10 minuti, un quarto d'ora, lo parlano di quei Quei lassi tempi. di tempo lì, stretti, mezz'ora e tanto. No, quello che invece noi corrisponde, parlo per me, 2 ore, 2 ore e mezza. Mezz'ora quando prendiamo l'elicottero, per farla breve, va bene, dai. Ogni, diciamo, ogni momento il suo Sì, tempo e non è una ruota così. ogni cosa a suo tempo, Certo, ogni cosa al suo tempo. Benissimo, concludiamo qui questa nostra chiacchierata, quinto appuntamento dedicato alla natura, all'arte, alla fantasia, soprattutto a quello che ci circonda. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, con la consapevolezza che, a parte lui che è un artista affermato, che siamo e stiamo raccontando le cose in un ambiente bellissimo, tra l'altro, ma nella massima semplicità. Se ci siamo riusciti, bene, se non ci siamo riusciti, non cambiate canale perché se vengo a saperlo quasi mi arrabbio. Vi aspetto anche settimana prossima, mi raccomando, non mancate. Grazie Renzo, e buona visione ai telespettatori. Eh? Alla Anche per le prossima, prossime. speriamo che ci sia ancora l'occasione di fare un'altra puntata. Certamente che ci sarà, anzi, già vi rimando a mercoledì della prossima settimana. Grazie ancora, a risentirci a tutti.